che è stata, devo dire, di grande successo. Adesso non sappiamo esattamente i numeri che ha espresso questa edizione della Fiera Internazionale, però le sensazioni sono molto positive e questo fa bene a tutti noi che siamo operatori di questo settore. E questo è il quarto talk show che ha organizzato Ruminanzia nell'ambito e in collaborazione con la Fiera, e dedichiamo questo talk show a un argomento che poi è stato l'argomento trainante di tutta questa manifestazione, cioè la sostenibilità. L'abbiamo declinata in vari modi, però ci piace chiudere, perché Ruminanzia è il latino, quindi continuiamo a declinare il latino, un dulcis in fundo, e quindi declineremo questo argomento della sostenibilità con degli aspetti pratici, perché voi vedete un problema di questi ultimi tempi qual è? Tutti siamo convinti che il green e la green economy, una maggiore etica, diciamo, nelle produzioni agrarie e zootecniche sia una decisione ineludibile e non procrastinabile. Però dal dire il fare c'è di mezzo il mare, bisogna poi concretamente proporre alle aziende agricole e agli allevamenti delle soluzioni pratiche. A noi di Ruminanzia piace molto questo, cioè va bene fare anche le trattazioni teoriche, però poi bisogna scendere in pratica. Per cui abbiamo voluto coinvolgere SOP, che è un'azienda, diciamo, che in tempi anche non sospetti, cioè molto prima che diventasse di quotidiana discussione questi aspetti di sostenibilità ambientale e per certi aspetti sociali, che poi vi dirò che cosa intendo, è già partita su questo argomento. Per cui il tema che affronteremo oggi, che sarà molto pratico, estremamente pratico, con una premessa ovviamente doverosa per entrare in questo argomento, sarà: bene, noi sappiamo quali sono i luoghi sui quali bisogna soffermare la nostra attenzione, perché la produzione dei gas serra e quindi in particolare del metano sono in qualche modo in parte dovuti all'allevamento degli animali. I numeri li abbiamo già espressi in altre occasioni, in altri convegni, per cui questo aspetto, diciamo, della produzione. Per cui noi abbiamo le fermentazioni enteriche come luogo di produzione, diciamo, dei gas serra, abbiamo purtroppo, che è un problema enorme, i vasconi di stoccaggio del liquame, perché adesso, dando dei numeri a spanne, metà inquinano gli animali e metà inquinano i depositi di stoccaggio dei liquami. Dall'altra parte però abbiamo un altro aspetto, che è quello che il miglioramento, cioè trovare dei sistemi di miglioramento della salute degli animali, ci permette anche una riduzione di quelli che possono essere, diciamo, delle sostanze tipo gli antibiotici, eccetera. E questo è un aspetto importante. Non ultimo, che verrà affrontato nel poco tempo che abbiamo a disposizione, quindi verranno fatti dei flash e delle soluzioni pratiche, c'è il grande argomento dell'abolizione, della razionalizzazione dell'uso della concimazione chimica, che abbiamo già affrontato nel primo workshop di giovedì con il gruppo Corteva per quanto riguarda alcuni aspetti, ma oggi ci andremo ancora più dentro. Per cui l'obiettivo di oggi, di questo talk show, qual è? Verificare quelle che sono le soluzioni. Io poi farò anche il censore di queste loro, sarò poco accondiscendente alla loro relazione, e se SOP effettivamente sta proponendo delle cose che hanno un effetto pratico, concreto, che un domani potrà essere, o un oggi, poi ce lo diranno loro, misurabili, perché non dimentichiamoci, ed è questo è uscito in tutti gli incontri che sono stati fatti in questa fiera, decideremo tra noi addetti ai lavori cosa fare, ci daremo degli obiettivi, ci daremo il modo di misurarli, poi avremo l'esame, e l'esame è il consumatore, cioè dovremo capire se quello che noi stiamo facendo è in grado di rassicurare il consumatore con dei desiderata, ma soprattutto con i numeri, perché tutto questo percorso finirà, sarà virtuoso se noi riusciremo a trasformarlo in claim da mettere sulle confezioni del latte o sulle etichette dei formaggi, salvo restando la legalità, avvocato di quello che noi possiamo dire con tutta la sicurezza e l'equilibrio del caso, perché quando arriveremo al claim inizierà il nuovo mondo, perché il claim sarà la sfida di tutti noi, altrimenti rimarranno delle gran chiacchiere che faremo e che continueremo a fare. Quindi io chiudo qui per poi intervenire dopo,
Chi è presente? Quindi Gioacchino Quarta, responsabile tecnico di SOP del settore zootecnico, Roberto Pozzato, responsabile tecnico dell'agricoltura, quindi ne abbiamo preso un bel pezzo sostanzialmente delle produzioni, e Marcello Erminio Chiodini, che ha un bel curriculum, come ho avuto modo di osservare, team ricerca di gruppo SOP per l'agricoltura sostenibile, che è una bella parola. Per cui a questo punto io darei la parola a Gioacchino Quarta, gli chiederò come al solito di essere conciso, chiaro e determinato, se io ti tolgo la parola, scherzo, e che ci dirà appunto cosa riusciamo a fare negli allevamenti. Grazie. Grazie Alessandro, buonasera a tutti anche da parte mia. Come ha già premesso Alessandro, siamo in tre per un determinato motivo, e nel titolo della riunione è il successo della sostenibilità, il circolo virtuoso tra stalla, campi, liquami. Perché noi crediamo che solo mettendo insieme questi tre aspetti, che in realtà svolgono l'unico ciclo produttivo, possiamo declinare quanto ci apprestiamo a fare. È doveroso fare una parte introduttiva molto molto veloce, che però è il quadro con cui ci confrontiamo oggi. In questo caso questa carrellata ha il senso della cronaca, nel senso, non è un allarmismo, io faccio semplicemente, rubando un po' il secondo mestiere, perché il primo è un altro, il secondo mestiere di Alessandro, che fa il giornalista come secondo mestiere, faccio il raccoglitore di articoli di giornale. Il mondo ci dice questo, vedete in alto, la migliore via di salvare il pianeta è calare il consumo di carne e latte. In basso, il mondo finirà per colpa dei bovini. Freccia rossa, basta mangiare prodotti a base di latte e a base di carne. A sinistra, Conspiracy, è un famoso documentario che ha vinto innumerevoli premi in giro per il mondo, che dice che le vacche stanno distruggendo il pianeta. Lo dicono loro. Cioè i consumatori, non noi, i consumatori quotidianamente, che hanno un'informazione generalista e prevalentemente da social, hanno questo tipo di informazione. Corporate dairy, l'industria del latte, sta uccidendo il clima. Quindi la percezione è che il clima viene ucciso, usiamo il termine appositamente, dall'industria del latte e della carne. Vedete in alto, la fonte è BBC, non la gazzetta locale del paese sperduto. La BBC dice, dà per assodato che il climate change non è più in discussione, perché ci sono valanghe di lavori scientifici che dicono che il climate change c'è già. E qual è il latte vegano migliore? Qui ci sono elencati i vari tipi di latte vegani, latte di soia, latte di riso, eccetera eccetera, e per inciso qualcuno di voi ha sentito che negli ultimi 2 mesi in America hanno grossi problemi 2 dei raccoglitori più grandi di latte, 15.000 dipendenti, proprio perché invece che cavalcare quello che il consumatore chiedeva, hanno assunto una posizione contraria alla corrente del fiume e rischiano di essere travolti. Il consumo di latte, non latte, chiamiamolo in questo modo, quindi latte di soia, latte di riso, eccetera, negli Stati Uniti cresce esponenzialmente. Da noi è ancora molto più basso, ma il trend è quello lì. Perché? Perché il consumatore non si vuole sentire colpevole, e il senso di colpevolezza è la cosa più grave che uno possa provare nei confronti non solo di se stesso, ma dei suoi figli, di lasciargli un mondo peggiore di quello che ha trovato. Chi è genitore sa che la cosa peggiore che può fare è lasciare ai suoi figli un mondo peggiore di quello che ha trovato. Qui c'è un altro lavoro, questa è una raccolta che dice che le emissioni delle vacche da sole sono controbilanciate dalle emissioni di tutte quelle nazioni
messe insieme. Questo è quel signore che parla, è della Cornell University, quindi qualcuno che di animali ne mastica, e dice semplicemente che il 18% del totale delle emissioni è dovuto alle vacche rispetto al 13% dei trasporti. Al di là del balletto dei numeri e della percentuale in più o in meno, quello che nessuno discute è la responsabilità del settore agricoltura in questo cambiamento. Questo signore in alto, che qualcosa conta nel mondo a livello di informazione, dice, Bill Gates dice che se le vacche fossero una nazione, una, sarebbero la terza nazione dopo Cina e Stati Uniti responsabile delle emissioni delle vacche. Questi signori in alto, un po' giovane, Paul McCartney, in basso Hamilton, dicono tutti che la via, la sola via per salvare il nostro pianeta è la dieta vegana. Questi altri signori, magari le cui facce sono poco conosciute, ma stiamo parlando del proprietario di Amazon, stiamo parlando di Bill Gates, stiamo parlando di James Cameron, che è un regista famoso di successo, tutti vogliono un mondo diverso in 20 anni. Io sottolineo sta cosa, che i tempi, quando io ho cominciato a lavorare, più o meno quando ha cominciato a lavorare lui, i tempi dei cambiamenti ce li davano in termini di fra 10 anni. Ora, se noi vediamo rispetto a 2 anni fa, è un esempio che faceva Alessandro nell'altra fiera, se noi avessimo parlato di queste stesse cose 2 anni fa, ci tagliavano le gomme della macchina. Patrick Brown è il signore proprietario di Impossible Food, che dice che il suo obiettivo nel 2035, stiamo parlando di 15 anni, è di rimpiazzare completamente tutti i prodotti a base di carne nella vendita dei burger. L'ONU, quindi peggio di così mi sento, cronaca, suggerisce di ridurre il consumo di carne per contrastare i cambiamenti climatici. L'ONU. Questo è l'Impossible Burger, una cosa abbastanza inquietante, nel senso che l'Impossible Burger è un burger senza carne. Il Beyond Burger è invece un burger su base vegetale, ma quello che usano come pubblicità, dai loro dati, io faccio sempre il cronista, comporta il 99% in meno d'acqua, il 93% in meno di terra, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi l'informazione via social e quella generalista, la casalinga famosa di Voghera, quando apre il social, legge queste cose e non ha voglia né tempo di approfondire la questione, anche perché dietro ci sono tanti studi che oramai lo dicono. In California, molto recentemente, sono state addirittura proibite le pellicce. Se noi pensiamo solo a 2 o 3 anni fa, era una cosa inconcepibile. Ma veniamo dal nostro lato del continente. Questa è la mappa dell'ammoniaca in Europa. L'ammoniaca è il principale responsabile fra le emissioni dei problemi sanitari. Vedete che le zone più rosse naturalmente sono quelle a più alta concentrazione di ammoniaca. Vedete tutta Europa, in Italia abbiamo la nostra bella. Scendendo nel particolare, più o meno dove siamo noi, vedete che quella è la concentrazione, la massima concentrazione di ammoniaca. Nel particolare in alcune province, questi sono dati del 2014, la situazione non è assolutamente migliorata. Vedete, addirittura ci sono delle zone in viola, dove viola la quantità di ammoniaca rende l'aria totalmente irrespirabile. Dati della European Environmental Agency dicono loro che l'agricoltura è attribuito il 94% delle emissioni, di cui l'82% è la gestione delle deiezioni animali. Quindi, riferito a quello che diceva prima Alessandro, il problema dei vasconi, che poi ce ne parlerà Marcello, diventa sempre più emergenziale. Questo indica le principali cause di morte da
emissioni e vediamo che in Europa la principale causa in verde è l'agricoltura. Negli Stati Uniti la principale causa, almeno come media della nazione, è la generazione dell'energia. Vedete, Europa, problema principale è l'agricoltura. Ma cos'è che vogliono i consumatori? Gli italiani disposti a spendere di più per prodotti sostenibili. C'è un'inchiesta della Doxa che dice che i consumatori sono disposti a pagare di più. Anche il latte deve diventare sostenibile. Ah, grazie. Mi hanno portato all'umidità ieri sera, ho perso quel poco di voce che avevo. Vedete, ci confrontiamo con... siamo prossimi agli 8 miliardi di persone, solo 40 anni fa eravamo 4 miliardi. Ma in tutto questo quadro, se vogliamo, anche un po' angosciante, SOP, che nasce nel 2001, e l'acronimo a quel tempo un'intuizione incredibile è Save Our Planet, perché farlo ora sarebbe stato nettamente più semplice, indica che è impegnata ad aiutare allevatori e agricoltori a rendere la loro attività sostenibile nella sua declinazione nei tre aspetti: economico, ambientale e sociale. Quindi il quadro è questo, ma le soluzioni cominciano a esserci. SOP ha un'esperienza e quindi una tradizione che non nasce figlia dell'ultima moda. Quando noi parliamo di cultura e tradizione, SOP in questo campo totalmente nuovo ha una cultura di 20 anni, perché dal 2001 a oggi sono passati 20 anni. Chiunque sull'onda emotiva comincia a farlo oggi, diciamo che segue l'onda con i suoi obiettivi sacrosanti, ma non ha questa cultura. Dove lavora SOP? Lavora in Europa, in Nord e Sud America, sempre con l'obiettivo dell'agricoltura intensiva sostenibile. Si faceva una chiacchierata con Alessandro la settimana scorsa e si diceva: forse una parte della zootecnia prestazionale, quella che cerca le prestazioni a tutti i costi, forse potrebbe avere i giorni contati, perché le prestazioni senza rispondere agli obiettivi di un'intensività sì, ma sostenibile, non sono più perseguibili. Vedete la SOP nel mondo e vedete il CEO di SOP a colloquio con le figure più importanti nel mondo che parlano di climate change. Quindi si va dall'IPCC, dal presidente dell'IPCC, al vice direttore generale della FAO, al COP25, quindi a tutti gli ambienti dove oggi si sta parlando con cognizione di causa di climate change. L'abbiamo già detto, la sostenibilità deve essere economica, ambientale e sociale, ma il vero obiettivo finale verso cui ci dobbiamo muovere è duplice. Quella è la declinazione, la coniugazione di due avverbi. La mitigation, quindi l'obiettivo di mitigare i cambiamenti climatici, e l'adaptation. Adaptation cosa vuol dire? Adattabilità. Cosa vediamo? Che sia le colture che le vacche risentono sempre di più dei cambiamenti climatici. La sfida è fare in modo che sia le vacche che la campagna reagiscano in maniera più sostenuta ai cambiamenti climatici. I prodotti SOP interagiscono nel suolo, negli animali e nel liquame e seguono quello che è indicato dalle Nazioni Unite, una terminologia che diventerà sempre più di uso comune tra gli allevatori per un semplice motivo. 10 giorni fa BlackRock, che
il fondo di, uno dei fondi di investimento più grandi del mondo, capitalizza 8 mila miliardi, che vuol dire 4 volte il PIL dell'Italia, più di 4 volte il PIL dell'Italia, ha detto che finanzierà solo le aziende sostenibili. Quindi darà a ogni azienda un rating. Tutti noi quando andiamo in banca abbiamo fino ad oggi un rating, che è la nostra affidabilità, che la banca ci dà questa bella pagella per farci i nostri prestiti. Da subito uno dei più grandi fondi di investimento ha già dato mandato per cui le banche che lavorano con questo fondo di investimento ridurranno fino a bloccare il credito alle aziende che non dimostrino un rating misurabile, perché ciò che non si misura non esiste, come diceva Alessandro tanti anni fa, ciò che non si misura non esiste. Quindi la grande sfida è misurare la sostenibilità. Quando noi diciamo è sostenibile, diciamo tanto, ma in fondo possiamo anche dire poco se non diamo un rating. La cosa più importante che fa star galla a tutte le aziende del mondo sono il rapporto creditizio. Se il rapporto creditizio ci assegnerà quel rating negativo, non avremo accesso al credito. E questo rating, questa pagella, sarà a funzione degli SDG. Questi qui sono i 17 obiettivi che l'ONU ha dato per tutto il mondo per raggiungere la sostenibilità. Le aziende dovranno rispondere a questi obiettivi, perché le banche daranno il credito in funzione di questi obiettivi. Sappiamo sia in Italia che in Europa, c'era stamattina un convegno in cui c'era un rappresentante di 100.000 aziende in Europa, 100.000 aziende di vacche da latte, che ha detto una cosa semplice: tutte le aziende, non solo in Italia, sono indebitate con le banche, quindi se gli stringono il credito ovviamente le difficoltà aumentano. Poi vedete l'IPCC, che è l'Intergovernment Panel Climate Change, che detta le vie, gli scopi, scopo 1, scopo 2, scopo 3, per brevità andiamo un po' avanti, e arriviamo al ciclo di stalla, che come lo intendiamo noi, fatto dai campi, dalla stalla e dai liquami. Ora io passo la parola a Roberto, che vi parlerà della parte del campo. Bravo Gioacchino. Il suo inizio era abbastanza difficile, perché le notizie non sono buone, ma ha espresso quello che è la verità. Fortunatamente il mio invece intervento si porterà nel lato delle soluzioni più che nel lato dei problemi. E parto anch'io con l'idea del ciclo di stalla. È un'idea non originale, perché è la più antica. I campi, l'allevamento e l'uso dei liquami, o dei letami più o meglio una volta, è sempre stato il ciclo primario, il ciclo su cui si è formata l'agricoltura, l'idea dell'agricoltura su cui si è formata la nostra civiltà, e ancora oggi è un ciclo che, se curato, se seguito, riesce a esprimere potenzialità sia ambientali che economiche molto importanti. Perché dico molto importanti? Allora, osservando questa fotografia, ci sono state molte definizioni, c'è una definizione di deserto agricolo. Allora, la curiosità porta intanto a vedere che non esistono alberi, che le colture sono tutte uguali, che non c'è una variazione stagionale, che vediamo diversi segni, vediamo se il santo è giusto, diversi segni dove la terra mostra fatica nel colore, fatica nella forma, e questo è però questo è, vedete, i segni di fatica si vedono. Questo è però una scelta fatta nel tempo,
cioè un'agricoltura che liberi spazio alle macchine, liberi spazio al lavoro, che semplifichi le operazioni, che riduca i tempi. È un concetto che è stato portato avanti e spesso è ancora portato avanti con grande entusiasmo, ma che ci porta a questo. Questo è anche un allontanarsi, se volete, che nasce dal fatto che abbiamo abbandonato una cosa che ci appartiene, no? Una volta si diceva terra madre. Improvvisamente la terra non è più diventata una madre, tutte le divinità sono finite in cielo e della terra si poteva fare qualsiasi cosa ed è stato fatto fino in fondo. Adesso cominciamo da 10 anni a questa parte, tutti attraverso gli strumenti che abbiamo capito che il concetto di rete è un concetto che ci appartiene nel cuore, noi siamo parte di una rete, la famiglia, il nostro Stato, tutto quanto, siamo una rete e questo concetto di rete si sta sviluppando e capiamo che veramente la terra in questo senso è nostra madre, perché è l'origine di tutto quello che è la rete che noi alla fine viviamo. La terra, come abbiamo visto, comincia a essere impoverita, questo è un concetto che è detto e ridetto, ma come ci siamo arrivati? Monoculture ripetute, sostenute a un certo punto da concimi e poi ripetute, e poi ripetute, e poi ripetute, 50 anni in fila, hanno forzatamente cambiato la struttura del terreno, la struttura della terra. E la cosa più importante, cosa succede? Che la sostanza organica rende il terreno incapace di trattenere ed elaborare residui culturali. Questo è un concetto. Voi capite che il terreno, il compito del suolo è quello di ricevere sostanza organica, avere un contenuto di batteri e modificare la sostanza organica che ne arriva, trasformandola, riducendola, riportandola alla sua forma iniziale, spezzando legami forti, creando legami deboli che poi daranno alla fine quelli che noi chiamiamo acidi umici, eccetera, eccetera. Questo è il suo compito. Se noi non gli diamo il tempo, se noi continuamente spostiamo la terra, l'ariamo sempre più profonda, io faccio sempre un esempietto e forse vi fa capire, no? Anche dalle elementari il disegnino agricolo era sempre l'aratro, un aratro grande e grosso, ok? Oggi se gli aratri sono sempre diventati nel tempo più piccini e oggi non ci sono. Minima lavorazione, semina sul sodo, dischiere. Quindi si è capito che il suolo ha una sua struttura, ha una sua vita, ha un suo modo di agire. E quindi la scelta è abbastanza semplice. Dove andiamo? Come possiamo fare realmente, praticamente, oggi, domani, ieri, se siamo riusciti, possiamo fare? La genetica delle specie agrarie si evolve meno rapidamente. C'è stato un boom enorme, siamo passati velocemente da avere della produzione scarsa a delle produzioni eccezionali. Guardate la storia del mais, una per tutte. Però si evolve lentamente. L'intervento chimico di fertilizzazione, seppure importante, perché dal nulla non si crea nulla, crea dei problemi. Chi si ricorda l'atrazina e tutti i disastri che sono seguiti sa di cosa sto parlando. Agrofarmaci, voi sapete le problematiche con i nicotinoidi, le api e compagnia bella, e quindi mostra difficoltà e pericoli. È comunque parte del discorso, ma diventa sempre più difficile. Quindi il processo forse unico, sicuramente il migliore, è aiutare, sostenere quella che è la normale cosa che accade. È chiaro che se noi continuiamo a prelevare energia accade più lentamente. Se noi virtualmente e praticamente aiutiamo questo processo ad accadere, semplicemente troviamo una porta, sfondiamo una porta aperta, perché quella è la via naturale che noi abbiamo rallentato. Semplicemente ridiamogli energia e aiutiamola ad acquisirne. Si tratta dei, io sto parlando praticamente semplicemente di quelli che sono i sistemi che la terra ha sempre avuto per recuperare fertilità. Il nonno lasciava la terra non lavorata per il tempo necessario perché essa stessa con i suoi meccanismi, con i suoi modi potesse recuperare quello che poi lui avrebbe utilizzato negli anni successivi. Quindi non stiamo anche qui, stiamo
capendo quelli che sono i legami tra le piante, noi, il terreno, e stiamo solo aiutando quello che naturalmente accade e continua ad accadere. Quando parliamo del terreno, del suolo, sembra che parliamo di microbi da guardare col microscopio. No, stiamo parlando di un peso per ettaro equivalente a 15 tonnellate, descritte lì come 20 vacche. Capite che non stiamo parlando di nulla, stiamo parlando di un qualcosa estremamente potente, di un animale. Ecco, il concetto di Gaia, la terra viva, non è un concetto semplicemente, come dire, scolastico o scientifico, è una realtà, è viva e la qualità della sua vita è estremamente complessa. E vediamo come in un metro cubo la quantità di batteri sia estremamente alta, quindi lavorare in quel punto vuol dire lavorare in qualcosa che è grande, che agisce, che è puntiforme e che sicuramente ci può aiutare, perché si esprime in tutto il terreno, non è o in un lato o in un altro, non è legato a qualcosa di particolare, è la natura stessa del terreno. Ci aggiungiamo poi una piccolina cosa. Oggi, indubbiamente, quando parliamo di climate change, per quello che mi riguarda, per quello che ci riguarda, vuol dire grandi piogge, siccità. Grandi piogge, siccità, distinte da tempo. La chiamano tropicalizzazione. Per noi è un problema, tornando alla pratica agricola, che abbiamo tantissima acqua che disperde tutto, raffredda tutto e crea diversi problemi, a cui segue una lunga siccità. Quello che scopriamo è che la terra non riesce più a trattenere l'acqua. Quando togli la sostanza organica della terra, mancano i legami per trattenere l'acqua. Ecco che le particelle di terra, le particelle argillose, sto parlando di quelle più elettricamente forti, quindi quelle che creano più legami di tutte, riescono a trattenere bene magari quelli che noi chiamiamo micro e macro elementi che sono fondamentali per la concimazione, ma non trattengono l'acqua, trattengono pochissimo, mentre la sostanza organica riesce a fare entrambe le cose. È un mediatore, cellule batteriche, quindi la sostanza organica, è un mediatore importante per noi sia di fertilità sia della capacità del terreno di superare le difficoltà, di adattarsi alle difficoltà. Il collega parlava di adaptation, mitigation, questi due termini sono il modo in cui la terra sana reagisce e vive, il suolo sana. E questo riguarda molte cose. Io mi occupo in particolare di maggiori esudati radicali. Allora, nella chimica organica comune si sa che l'azoto è un mattoncino, è il mattoncino della vita, siamo composti di azoto. Ma che dà energia alla vita è lo zucchero. Chi è che porta zuccheri e carboidrati nel terreno? Solo le piante? Sono le piante che nutrono il suolo vive perché ci sono le piante, non le piante vivono perché c'è il suolo. Dobbiamo vederlo in modo diverso. Quindi l'esistenza delle piante, della rizosfera e della loro interazione col terreno è ciò che porta la vita nel suolo. Gli esudati radicali non sono secondari. E questo vuol dire quando la pianta si trova in una situazione armoniosa e forte di contatto e di connessione con il suolo e con i batteri del suolo, funziona bene. E questo diventa assolutamente un ciclo virtuale tra la disponibilità di acqua e di sostanze nutritive che forniscono i batteri e la capacità della pianta di ripagarli attraverso lo zucchero. Quindi anche qui è abbastanza facile capire perché agire su questa parte viva del terreno sia importante. Maggiori aggregati del suolo, ovvio, ciò che rimane diventa un collante formidabile che modifica la tessitura del suolo. I nostri terreni sono polvere, passando col trattore vedete la polvere che si alza, questo non è quello che deve essere, perché vuol dire che il terreno si disperde, che non resta insieme, perde la sua densità, la sua lavorabilità, perché si comprime facilmente. Uno dei problemi grossi che si hanno in agricoltura è che il terreno resta praticamente
soffocato perché il peso dei mezzi agricoli lo schiaccia, rendendo impossibile il passaggio dell'aria e dell'acqua. Quindi i maggiori aggregati del suolo mantengono il terreno molto più facile, più lavorale, più morbido, consentono il passaggio dell'aria e dell'acqua, che sono il nutrimento anche del terreno, e la capacità di trattenere acqua. Questo che sto dicendo sono cose che si possono ristabilire, indirizzare e sostenere. E qui la sostenibilità ha un significato preciso, non è una parola, è un fatto. Cioè io aiuto un meccanismo che conosco, che so che è virtuoso, ad esprimersi al massimo delle sue potenzialità. In più c'è anche un effetto sistemico, cioè questa cosa non si chiude lì, ha un effetto, l'apparato radicale è più espanso, più periradicale, vuol dire più capace di assorbire, quindi più capace di usare quello che c'è e anche di rilasciare molto di più. Con la maggiore superficie e volume di assorbimento vuol dire aumentata capacità di esplorazione, cioè non si tratta solo dei primo strati di terreno, ma arriva maggiormente in profondità, e un maggiore numero di interazione tra suolo e radice. Abbiamo detto come questo sia un fatto importante. I fatti dicono che sappiamo che l'aria, col suo 80% di azoto, è il serbatoio del concime. Lavoriamo il terreno per far entrare l'aria. Se appunto resta bello, morbido, flessibile, pieno di una densità apparente abbastanza buona, vuol dire che il terreno stesso è capace di autoconcimarsi. Mobilizzazione degli elementi nutritivi e sviluppo delle radici. Allora, quando agiamo, bisogna agire da subito. La scelta che è stata fatta per agire direttamente è agire sulla concia. Cosa vuol dire? Agire direttamente sul seme. Il seme è un'entità piccolissima che non è più grande. Quando parliamo di frumento o di qualsiasi autunno vernino, non è più grande del bianco di un'unghia e viene posato sul terreno. Quindi stiamo parlando di volumi di terreno talmente esigui da essere difficili anche di essere descritti, ed è da quel momento lì che la pianta deve cominciare a funzionare bene. Mio nonno diceva: il giorno in cui semini è il giorno in cui decidi quanto porterai a casa. Quindi lavorare su questa prima parte, su questa capacità fin da subito di creare ottimi rapporti tra il seme, la pianta e il terreno, è un obiettivo. Poi le differenze si vedono, non so se nelle fotografie riuscite a vederle, tra quella linea rossa, è una linea semplicemente virtuale che divide uno stesso campo che personalmente ho diviso in due. Vedete, da una parte e dall'altra le differenze si vedono immediatamente e si vedono tantissimo anche nelle radici. Cosa vuol dire alla fine lavorare sul seme, lavorare sulla capacità di interazione tra il seme, le radici, la pianta, il terreno, lavorare sulle capacità che il suolo già possiede in sé? Vuol dire una resa migliore economica, vuol dire una riduzione di emissioni, non viene disperso, viene utilizzato. Una riduzione di fertilizzanti chimici, c'è nemmeno bisogno, perché la pianta è già capace di assorbirle. Gran parte dei fertilizzanti sappiamo che vengono buttati sul suolo e vengono immediatamente dispersi, un po' perché si volatilizzano, un po' perché vengono lisciviati. Questo non succede se c'è un terreno capace di assorbirli, se c'è una sostanza organica. La sostanza organica, per capirsi, un dato che mi piace ricordare sempre: un punto in un'analisi chimica di sostanza organica, un punto percentuale, significa ad ogni pioggia 250.000 litri di acqua che vengono trattenuti. Capite cosa vuol dire? Cosa vuol dire nella capacità anche di non far scivolare via o lisciviare i concimi? Vuol dire anche perché si parla facilmente di riduzione. Sì, questo vuol dire anche rispettare un altro dei punti della sostenibilità, l'aspetto economico, non solo quello ambientale. Se io non creo un sistema che autonomamente riesce a usare quello che gli do, posso dargli meno, posso dargli meglio anche, no? Sia come contenuti, perché spesso parliamo solo e esclusivamente di azoto, ma c'è il fosforo che spesso è bloccato, c'è il magnesio, c'è il potassio, apriremo diverse porte. E quello che a me piace ricordare in quest'ultima è il miglioramento della qualità del suolo.
Questo è un aspetto importantissimo, perché ciò che esce dal suolo è l'interesse, ciò che è sotto il suolo è il nostro capitale. Se noi togliamo più interesse di quello che il capitale genera, sappiamo come va a finire, il capitale finisce. Il nostro compito è aumentare il capitale affinché l'interesse superi quelli che sono i nostri problemi di valore aggiunto. Noi dobbiamo trarre dalla terra almeno il sufficiente per i nostri costi e il nostro sostentamento. Però questo possiamo farlo aumentando il capitale, non togliendo più interesse. Da ultimo c'è anche un'altra questione. La nutrizione ha dei tempi molto specifici. Il letame rimane nel terreno per un periodo lungo, tutti i nitrati hanno periodi corti, l'urea ha dei periodi un po' più lunghi, ma supera difficilmente i 30-40 giorni. Se usiamo altri a lenta cessione parliamo di 60-90 giorni, però i mesi in cui la pianta rimane nel terreno e deve funzionare sono tanti, e in particolare deve funzionare bene verso la fine, perché noi siamo interessati a trinciato verde o pastone o granella, è nell'ultima parte che siamo interessati. Se noi lavoriamo nel terreno, aiutando il terreno, è continuo, costante, e non si fermano al momento del raccolto, rimangono. Chi fa la seconda semina si accorge se il terreno è attivato, e negli anni successivi si vede ancora. È chiaro che questo è un'azione che non è fatta esclusivamente per nutrire la pianta, ma per aumentare il capitale. È una direzione diversa. E si vede. E si vede. E si vede non solo nel mais, ma si vede dappertutto, perché è un concetto che riguarda il come la natura funziona. E questo alla fine però ha anche un evidente punto positivo, che è la resa. Nel tempo, attraverso una concimazione organica e un'attenta sviluppo, aumento, cura nell'attivare il suolo, i costi della concimazione di azoto diminuiscono del 25, del 50, del 75, fino a si può arrivare anche a usare solo l'azoto che proviene dai liquami zootecnici, perché è un azoto molto ricco, nel senso che c'è solo azoto, c'è molte altre cose. Però comunque è evidente il risparmio anche economico. E con questo finisco. Spero di essere stato abbastanza chiaro e passo la parola al mio collega. No, parlo per... Allora, grazie a Roberto. Facciamo prima la parte della stalla. Grazie a Roberto, l'ho un po' violentato per velocizzarsi, perché i tempi sono piuttosto ristretti, anche perché per la sua competenza e la sua bravura e la passione che ci mette nel lavoro poteva andare avanti fino a Verona 2022, non se ne sarebbe accorto nessuno. Grazie Roberto. Cerchiamo di andare nella parte della stalla. La prima è naturalmente la ripresa dell'economia virtuosa, che ha insieme quella dei campi di cui ha parlato Roberto, quella delle vacche di cui accennerò io e quella dei liquami di cui parlerà Marcello. E qui viene un po' riassunta la filosofia e l'azione di SOP nelle due azioni principali di stimolo al microbioma delle cuccette e delle lettiere e al sistema immunitario degli animali. In quelle due righe ci sono effettivamente sia tutta la parte della adaptation, cioè la parte dello stimolo a che l'animale risponda col suo sistema immunitario e quindi con la sua capacità di bioresilienza, un termine molto di moda, la capacità di bioresilienza agli stress di qualunque genere intervengano in stalla. Vedete nella parte in alto a sinistra quali sono le principali linee d'azione. E sotto ogni linea di azione voi vedete, anche se un po' più piccola,
la fonte, diciamo le sedi in cui sono state effettuate le ricerche. Quindi la riduzione delle emissioni enteriche e di metano sono state fatte presso l'Università di Davis in California, sono in via di pubblicazione, ha partecipato anche il nostro Lorenzo che è qui in sala, e in alto a destra una migliore assimilazione e conversione dei nutrienti, queste sono ricerche interne nostre che svolgiamo su tempi lunghi e, qui, e poi vi spiegherò perché su tempi lunghi e vi farò vedere un esempio pratico. Quindi riduzione di emissioni di ammoniaca e degli odori da lettiere, cuccette e liquami, Università di Davis e Università di Milano, c'è la nostra pubblicazione che è di tre, quattro mesi fa appena, fatta con l'Università di Milano e di cui vi parlerà poi più diffusamente Marcello, e in basso a sinistra tutte le comunicazioni fatte all'NMSI, al National Mastitis Council negli Stati Uniti, vedete addirittura 4 anni di seguito, che testimonia che non solo nell'azione di stalla ma anche nella comunicazione la costanza viene premiata. Di solito gli americani non sono molto esterofili, quindi il fatto di avere dato spazio a queste comunicazioni è già di per sé un risultato. Questi sono degli esempi di altri lavori fatti, uno in Arizona e uno a Arlington. Il primo esempio a sinistra, la riduzione ovviamente in quel caso in vacche pluripare rispetto al non trattato, prima del 71% utilizzando colonna verde solo il prodotto che ha azione sulla bioigienizzazione, quindi sul contrasto ai batteri responsabili di mastiti ambientali, e addirittura del 90%, in quel caso specifico, in quella pubblicazione specifica, utilizzando il prodotto che agisce sia sull'igienizzazione sia sul sistema immunitario. A destra l'altro lavoro sperimentale, come sempre la colonna rossa è il non trattato, il verde è il prodotto che lavora solo sull'ambiente, quindi sulla bioigienizzazione, oltre il 50%, il blu è il prodotto che lavora sia sulla bioigienizzazione sia sulla bioresilienza degli animali. Questo è un esempio di un allevatore che è dovuto andare via perché doveva portare la bambina al pediatra, e quindi mi sembra giusto, non è in sala, nell'arco diciamo di quest'anno in cui sono stati registrati, oltre è un allevatore della provincia di Brescia, l'azienda iscritta in basso è l'azienda Bono, oltre al numero dei capi in mungitura in alto, ma al di là di questo, vedete come si è ridotto l'utilizzo dei farmaci nel corso dell'anno preso in esame. È ovvio che questa riduzione dei farmaci viene incontro a quello che ci viene richiesto in tempi non stretti, strettissimi, per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo degli antibiotici. Sappiamo che entro 12, massimo 18 mesi, questo percorso, chiamiamolo come giusto che sia, un percorso virtuoso, deve essere accelerato. Questo è un esempio di un'azienda, sempre della provincia di Brescia, che è scritta in basso, la fattoria Serenissima. Io vi volevo far concentrare su questa cosa, che sono risultati di 4 anni. Vedete che tra il primo, il secondo, il terzo e il quarto anno la riduzione è stata assolutamente costante e importante, per quanto l'azienda non partisse da una situazione tremenda, perché era 250.000 di cellule, 226, 190, 166.000. Vedete in 4 anni, cosa che Alessandro, che fa questo mestiere da un bel po' di anni, una delle cose più difficili da mantenere. Io mi trovo in imbarazzo perché parlo di un'azienda di cui qualcuno in sala ne sa un po' più di me, visto che c'è uno dei titolari. Una delle cose più difficili è che il segreto per guadagnare nelle vacche è avere costanza di risultati. Detta così è la cosa più banale del mondo. In realtà la costanza dei risultati è quello che decide se l'azienda guadagna o non guadagna. Guardate che il dato del grasso, seppure anche migliorativo negli anni, è perfettamente costante. Le proteine migliorativi è costante, non è una fotocopia. Sono i dati che ci ha fornito l'azienda.
La caseina è migliorativa e costante, con tutte le variabilità che ci possono essere in un'azienda di una dimensione che ha viaggiato in questi anni fra le 5 e le 600 vacche in mungitura. I premi qualità del latte, naturalmente non ci sono espressi, ma per darvi una dimensione in denaro, ma in percentuale, la colonna rossa è l'anno base del 2015, in cui non usavano il prodotto star, quello che lavora anche sull'immunità degli animali. Vedete che il primo anno l'incasso, diciamo, dei premi qualità è stato superiore del 64% rispetto al 2015. Nel secondo anno, rispetto al 2015, sono addirittura raddoppiati, perché 112% vuol dire che sono più che raddoppiati. Nel 2018 più 144%, nel 2019 più 161%. Questo qui è un grafico che ci siamo non inventati noi, ma perché ci serviva una visualizzazione. Non abbiamo fatto altro che paragonare la media delle cellule degli ultimi tre anni italiana, la media delle cellule degli ultimi tre anni della provincia, in questo caso di Brescia, dove ha lavorato l'azienda, è quella più in basso, è la curva delle cellule somatiche dell'azienda che ha lavorato per questi quattro anni in questo modo. Vedete che c'è uno scarto enorme. Abbiamo naturalmente preso dati di riferimento presi dall'Associazione Italiana Allevatori. Sempre prendendo gli stessi dati di riferimento, quindi non dati nostri, viene indicato nei tabulati che l'obiettivo sarebbe raggiungere, ovviamente il più basso possibile, questo è scontato, ma che dovremmo avere meno del 20% delle vacche sotto le 200.000 di cellule. Se vedete le due curve sopra, che rappresentano l'Italia e la provincia di Brescia, quindi una provincia che zootecnicamente ha un ruolo molto forte in Italia, vedete che viaggiano attorno al 25-35% a secondo dei periodi dell'anno. Cioè, in media, in Italia e a Brescia, stranamente sembrano fotocopiate le due curve, abbiamo lo stesso andamento, con gli innalzamenti nei periodi critici delle cellule e gli abbassamenti. Ma la curva che rappresenta l'azienda in questione, la fattoria Serenissima, vedete che ha quello scarto lì. Per buona parte, tranne un picco in agosto 2019, è abbondantemente sotto il 20% di vacche con meno di 200.000 di cellule. Perché questo è determinante? Lo capiamo tutti, per carità di Dio. Però questo significa che possiamo lavorare nella direzione della riduzione degli antibiotici in una maniera più serena. Qualunque via noi scegliamo, che sia l'asciutta selettiva, che sia l'asciutta con le cellule differenziali, partiamo da una situazione sicuramente più tranquilla. Questa, vabbè, sono le produzioni rispetto ai controlli funzionali. Vi dico il work in progress, quello che stiamo facendo con l'Università di Davis, con Meat Learner, che è un po' il riferimento mondiale sugli studi sulle emissioni. E il test in corso è praticamente finito, stiamo aspettando la pubblicazione, che naturalmente ha dei tempi un po' così socialisti. E questa è la foto col professor Meat Learner, che è quello al centro, a sinistra c'è il CEO, a destra c'è David Grimes, che è stato presidente del World Meteorological Organization. Io insisto su un punto, perché in qualche modo fatemi essere anche orgoglioso del fatto di lavorare per un'azienda di cui non conoscevo l'esistenza nel 2001, che però già dal 2001 parlava di queste cose, con un acronimo che sembrava messo lì, oggi lo vorrebbero avere tutti: Save Our Planet. Passo la parola a Marcello. Bene. Ringrazio Gioacchino e Roberto che mi hanno preceduto, ringrazio il dottor Fantini per averci invitato, per avermi invitato, e ringrazio tutti voi che ci state guardando in diretta Facebook e voi che siete qua. Bene,
Loro hanno parlato di tematiche riguardanti la stalla, il benessere dell'animale, la qualità del latte e come rispettare la stalla, interagire con un sistema intelligente che è caratteristico dell'ambiente stalla, porta dei risultati legati a una sostenibilità, così come quello di cui ha parlato Roberto, quindi rispettare il terreno, rispettare quello che è il capitale, porta risultati, cioè allo sviluppo di interesse, interesse di qualità, interesse che può essere ripiegato nella stalla in modo sostenibile. Io parlo di quello che è poi parte del risultato, parte di quell'interesse che può ritornare ad essere investito e dare nuovo capitale, quindi essere riportato nel suolo, per nutrire il suolo e per nutrire le piante, quindi sostanzialmente del liquame. Quindi il liquame è un prodotto della stalla, il liquame come i letami, quindi gli effluenti in generale, che vanno reimpiegati, che è giusto reimpiegarli, che è giusto reimpiegarli nel modo più sostenibile possibile, dopo vedremo perché. Ma perché i liquami vengono considerati come una problematica in primis, soprattutto negli ultimi anni? Abbiamo visto, riprendo delle slide che sono state proposte prima da Gioacchino, abbiamo visto come a livello di pianura padana, dove abbiamo la più alta concentrazione di allevamenti, quindi dove abbiamo la più alta concentrazione di liquami, questi liquami devono essere momentaneamente stoccati, immobilizzati in alcune zone che chiamiamo vasconi, che chiamiamo lagune, che chiamiamo diverso modo. Perché? Perché non sempre intanto possiamo applicare gli effluenti in campo, perché abbiamo le nostre colture, esistono tecnologie che permettono di applicare questi effluenti in campo, ma ci sono anche dei limiti dimensionali delle colture tale per cui non possiamo entrare con i mezzi per poter applicare. Quindi sostanzialmente dobbiamo stoccare questi prodotti. Stoccare questi prodotti determina degli effetti, perché questi prodotti sono costituiti da elementi quali azoto, quali fosforo, quali potassio, quali carbonio, che nel ciclo caratteristico della natura sono sottoposti a diverse trasformazioni. Queste trasformazioni, quando concentriamo molto, abbiamo degli effetti concentrati, quindi abbiamo le emissioni che abbiamo visto prima, emissioni di ammoniaca di cui abbiamo parlato ampiamente, ma anche emissioni, innanzitutto, come dicevamo prima, emissioni ammoniacali che vengono definite nell'ordine del 94% come genesi dell'attività agricola, di cui l'80% circa è dovuta alle deiezioni animali e, come diceva prima il dottor Fantini, circa il 50% delle emissioni ammoniacali è imputabile agli stoccaggi. Dicevo quindi l'ammoniaca, ma altre problematiche, il metano, come diceva il dottor Fantini principalmente prima. Metano, qua ho trovato una mappa riguardante i flussi di metano emessi a livello mondiale. Come vediamo, l'Italia si ritrova in una zona dove abbiamo alti flussi. Con questo non voglio dire che tutti questi flussi sono legati all'attività agricola, attenzione, questi flussi sono dovuti all'attività antropica, però sicuramente l'attività agricola dà il suo importante contributo. Oltre al metano abbiamo altri composti gassosi che determinano inquinamento, e poi vedremo anche di quanto inquinamento stiamo parlando, che sono gli ossidi di azoto, e principalmente si sente parlare molto del protossido di azoto. Ma perché i liquami e perché gli stoccaggi? Abbiamo detto, quindi, ho anticipato prima, che andando a stoccare una matrice a livello puntiforme e dovendola stoccare per un determinato periodo, il fatto che questa matrice abbia la sua evoluzione determina l'emissione di ammoniaca, metano, protossido d'azoto, anidride carbonica, che è anch'esso gas serra, è quello che viene riconosciuto tra i principali gas serra dopo il vapore acqua, che è il primis, quello più abbondante, e gli odori che creano dei problemi e delle problematiche a livello sociale. E quindi sia per questi primi quattro aspetti che per l'ultimo è importante poterli gestire. Vi ho detto che vi avrei quantificato, dato un'idea di quello che è la problematica legata alle emissioni. Sappiamo che l'ammoniaca non è un diretto responsabile del riscaldamento globale, del global warming potential,
che di cui si sente parlare molto a livello mondiale. L'ammoniaca dà il suo contributo nella formazione delle polveri sottili, soprattutto quella del PM2,5 che ci respiriamo e ha effetti negativi a livello dell'uomo. Si stima che a causa del PM2,5 emesso presente a livello europeo, circa 400.000 morti all'anno sono sottoposti a questo effetto del PM2,5, e si stima anche che una, chiamiamo così, molecola di PM2,5 è definita, è creata da due molecole di ammoniaca. Questo cosa significa? Che se mettiamo insieme queste due informazioni possiamo stimare che l'ammoniaca può essere responsabile circa di 200.000 morti all'anno in Europa. Peraltro l'ammoniaca, essendo composta di azoto e ricadendo tramite le precipitazioni atmosferiche al suolo, dà un successivo contributo alla produzione di protossido d'azoto. Perché poi protossido d'azoto e metano sono importanti e sono importanti responsabili dei cambiamenti climatici e dell'effetto serra? Allora, dobbiamo tenere in considerazione che il gas di riferimento è la CO2, quindi tutti i conti che vengono fatti sono fatti su base della CO2. È stato definito che il potenziale di riscaldamento climatico dovuto al metano, stimato, vedete che a seguito della sigla abbiamo due numeri, per il metano è GVP20, significa che sostanzialmente sta ad indicare con precisione l'effetto che ha il metano nei 20 anni. Perché 20 anni e perché per il protossido 100? Perché la vita, la persistenza della molecola metano all'interno dell'atmosfera è di 20 anni circa, tra i 15, 20, 13, sono diversi punti di vista, mentre quella del protossido è di 100 anni, ecco perché i due diversi numeri. Dicevo che paragonate alla CO2, una molecola di metano ha lo stesso effetto di 86 molecole di CO2, una molecola di protossido d'azoto ha lo stesso effetto di 298 molecole di CO2. Quindi possiamo ben capire come piccole quantità di questi gas determinino grandi cambiamenti, sono in grado di determinare grandi cambiamenti. Abbiamo analizzato un attimo quella che è la problematica a livello globale, la problematica a livello ambientale. Però abbiamo detto che abbiamo questi prodotti che derivano dall'attività della stalla, questi prodotti che possono essere un'iniezione di capitale a livello del suolo che porterà al nostro interesse. Perché è importante valorizzare questi prodotti per l'agricoltore? Perché questi prodotti hanno un valore, noi dobbiamo andare a prendere, continuiamo a prendere fertilizzanti di sintesi chimica, di varie matrici, sul commercio li paghiamo. Gli agricoltori hanno una risorsa, un valore molto importante nei loro vasconi ed è importante che questo valore venga in modo sostenibile gestito e trasferito poi al suolo. Queste stime che ho portato sono legate a un'analisi di un contenuto medio di elementi nutritivi, macroelementi azoto, fosforo e potassio, su base poi analizzata con concimi, i principali concimi che possiamo andare ad utilizzare, secondo quello che è la quotazione prevista dalla Borsa Merci di Modena, quindi dati che possiamo aggiornare e vedere tutti i giorni. Con queste informazioni si può stimare un valore con quelle concentrazioni di elementi nutritivi di circa 12 euro, 13 euro per tonnellata di liquame stoccato. Se abbiamo 1000 metri cubi siamo 10, 12, 13 mila euro stoccati. È un grande valore che va conservato e reimpiegato in modo efficace e efficiente per l'agricoltore, perché significa non andare anche a prendere i fertilizzanti o limitare l'acquisto di fertilizzanti, utilizzare dei fertilizzanti in modo virtuoso, fertilizzanti che oltre a quello che ho indicato contengono anche microelementi, contengono matrice organica di cui sicuramente quegli elementi fanno parte, ma c'è tutto un altro aspetto che è importante per la nutrizione e per la fertilità del suolo. I nostri nonni fertilizzavano il suolo principalmente col liquame, con le deiezioni degli animali, con gli scarti della cucina, quindi tutta la matrice organica veniva reimpiegata per generare nuova matrice organica. Quindi abbiamo capito com'è importante sia a livello ambientale che a livello economico essere sostenibili nella gestione dei liquami.
e questi due aspetti fanno sì che siamo più anche sostenibili a livello sociale. Qual è l'approccio di SOP al problema? Beh, l'approccio di SOP parte come sulla base di quanto hanno definito prima Gioacchino e Roberto, sulla vita, la vita che c'è in un sistema. Il liquame contiene dei microrganismi, quindi possiamo definirlo come una matrice vivente, una matrice costituita da microrganismi, da elementi nutritivi, da acqua, che anch'esso è un elemento nutritivo e che veicola elementi nutritivi, perché può essere, magari non ce lo dimentichiamo, ma tra, così possiamo dire, i macronutrienti possiamo considerare anche l'acqua, perché viene asportato in grandi quantità dalle colture per poter vivere. E quindi cosa si può fare di meglio che cercare di nutrire e guidare l'evoluzione della componente vivente microbica nel liquame per far sì che il liquame si stabilizzi ed evolva verso condizioni più favorevoli per l'utilizzo nei suoli e nello stesso tempo contenere con questo tipo di approccio le emissioni e quindi mantenere e contenere il valore dell'effluente all'interno dei vasconi. Quindi quello che fa SOP è lavorare con i microrganismi anche in questo caso. Questo fa sì che attraverso i prodotti che si utilizzano abbiamo una riduzione delle croste che vengono degradate dai microrganismi e quindi abbiamo una omogeneità maggiore all'interno dell'effluente. Abbiamo effetti di mitigazione, l'abbiamo visto, per riduzione dell'emissione di tutti i gas effetto serra, dell'ammoniaca e degli odori, e quindi l'insieme di questi due aspetti fa sì che abbiamo un prodotto più stabile con una qualità maggiore come fertilizzante. Questo è quello che si osserva con la tipologia di approccio che si ha e che si è studiato in SOP, e questo è anche un approccio che permette di ridurre i costi di agitazione sia nel momento in cui si effettua l'agitazione sia per tutti i costi legati all'acquisto delle attrezzature e che vanno anche ammortizzati. Qua non mi dilungo ulteriormente, ve l'abbiamo presentato prima, però è importante un attimo analizzare questi dati. Questi dati sono derivanti dal lavoro di cui ha parlato prima Gioacchino, che è stato pubblicato attraverso un lavoro dell'Università di Milano sulla rivista Sustainability nel 2019. Tramite il trattamento con il prodotto che è stato sviluppato da SOP, a 4 giorni dal trattamento abbiamo una riduzione del 100% delle emissioni ammoniacali, del 100% delle emissioni di protossido d'azoto, di circa 20% delle emissioni di metano, qua c'è un refuso, è 22,9% di molecole dell'emissione di CO2. E quello che si è osservato è anche una riduzione di odori, questo in particolare anche grazie al lavoro che stanno facendo, che hanno fatto a UC Davis in California. Quindi, per concludere, abbiamo visto che gestendo il liquame con questo tipo di approccio, quindi interagendo con la parte vivente del liquame, noi abbiamo benefici a livello di emissioni, abbiamo quindi benefici a livello economico, perché conserviamo il suo valore, sociale, perché evitiamo la formazione di odori ed riduciamo il nostro impatto sul climate change, e aumentiamo, quindi conserviamo il valore del nostro interesse che deriva dal ciclo coltura stalla, che possiamo reimpiegare nei campi per generare, come dicevo prima, nuovo interesse e mantenere e nutrire il nostro capitale. Vi ringrazio. Un attimo, Marcello, una domanda non concordata, perché è ovvio, una domanda non concordata. Abbiamo parlato di questi benedetti allevatori agricoltori che sono responsabili di buona parte delle malefatte di questo mondo, però perché queste persone non possono, o possono forse, passare da una situazione di responsabilità e di colpa dei cambiamenti climatici a quello che ci hai fatto vedere, a essere protagonisti, se quella soluzione utilizzano, a essere protagonisti del cambiamento, quindi a guidare il cambiamento è una grande opportunità. Sì, 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 assolutamente, questi risultati sono molto importanti perché possono, permettono agli agricoltori, ma come altri approcci che abbiamo visto, però di dire abbiamo le soluzioni e vogliamo usarle, perché ci vengono definite
se volete, non solamente da noi di SOP, che crediamo in quello che facciamo, perché è dal 2001 che viene fatto ed è dal 2001 che si osservano benefici, ma anche perché si fanno studi scientifici che lo dimostrano. Volontà di SOP negli anni successivi sono stati fatti diversi lavori, diverse pubblicazioni, ma per tutti i prodotti SOP si vuole arrivare a dire, non lo diciamo solo noi, lo dice qualcuno che ha degli strumenti che vengono affinati giorno dopo giorno a seguito di nuove conoscenze. Le nuove conoscenze sono quelle che vengono acquisite dagli studi scientifici di base, ma che arrivano a dire, con questi strumenti, con queste conoscenze sviluppiamo un esperimento e vi diciamo che quelli sono i risultati. E gli agricoltori, utilizzando le vostre soluzioni, le soluzioni SOP, arrivano a questi risultati. E quindi a dire a chi legifera poi, esistono delle soluzioni, possono essere utilizzate, esistono oggi, si possono utilizzare, esistono già persone che le utilizzano. Si può andare a parlare con queste persone e vedere come queste persone riescono a mantenere la propria azienda, a fare reddito e ad essere sostenibili. Quindi questo è un po' il messaggio e l'effetto dell'attività. Beh, vi faccio i complimenti, effettivamente, perché vabbè, io personalmente ho una convinzione e questa convinzione poi l'abbiamo condivisa con tutta la redazione di Ruminanzia. Allora, primo, non è più opportuno l'atteggiamento negazionista. Sì, l'allevamento inquina. L'allevamento è responsabile di una parte della produzione dei gas serra e quindi di questi un po' dissesti del mondo, come lo è tutte le attività antropiche. Anche in questo momento noi stiamo inquinando, perché la quantità di anidride carbonica che stiamo producendo non viene sicuramente compensata, perché non abbiamo accanto a noi un alberello in mano. Quindi le attività antropiche, questo significa che cosa? Primo, non è l'abbandono dell'atteggiamento negazionista nei confronti dei cambiamenti climatici. Secondo, la scienza, intesa come comunità scientifica e sviluppo tecnologico, cioè le industrie, hanno oggi a disposizione il know-how per poter ridurre di X% le emissioni, in questo caso di gas serra, perché stiamo parlando di questo, ma parliamo anche delle sostanze, appunto, come è stato detto dai colleghi, a effetto eutrofizzante, quindi dell'azoto, del potassio e del fosforo. Quindi diciamo che lo scendere in campo, inteso come proporre concrete risposte, c'è, perché questo rapporto virtuoso fra la comunità scientifica e lo sviluppo tecnologico sta portando delle soluzioni, e questo è evidente. Mi piace molto questo approccio settorializzato, nel senso di prendiamo il problema e lo spacchettiamo, perché il problema grosso che io adesso considero priorità, abbiamo questi vasconi di stoccaggio, siamo obbligati a tenerli perché esiste una direttiva comunitaria che peraltro condivido in pieno, c'è la possibilità concreta, poi faremo l'esame, sto scherzando ovviamente, abbiamo la possibilità concreta di trasformare un problema in opportunità, perché il liquame da problema può diventare opportunità, e di misurare questo effetto, e questo non è poco. Poi mi piace molto Roberto nella sua esposizioni romantiche, perché poi alla fine della fiera, della fine della fiera, esatto, della fiera di Verona, va bene tutto, però noi questo mondo l'abbiamo discusso nei vari workshop, anche con lo European Millboard, no? Abbiamo avuto il presidente mondiale di European Millboard che ha fatto un intervento passionale, effettivamente molto, molto coinvolgente, anche a volte anche duro, ma anche criticabile se volete per certi passaggi, però l'aspetto romantico della nostra attività non va messo nel cassetto, perché anche lui, guardate attenzione su quello che sto dicendo, anche l'aspetto romantico è nella lista dei potenziali claim, perché poi il consumatore si aspetta da noi anche questo aspetto qui. Io lo vedo anche nell'altro argomento, benessere animale, che poi in realtà il termine giusto è rispetto dei diritti degli animali, che è un qualcosa che già esiste negli allevamenti.
Però non è detto, rimane come una debolezza, viene vissuta, e invece è uno dei più potenti claim che mi auguro che prima o poi venga messo su un'etichetta facoltativa, ovviamente non obbligatoria. Però siccome, diciamo, io non mi fido molto di questi ragazzi qui, Alessandra, sai bene che io ti sto arrivando addosso, ecco, me l'hai già detto a Cremona, ti ho chiesto Alessandra Cobalchini, una famiglia famosa, un allevamento anche famoso in Italia, te l'ho chiesto anche a Cremona, però avendo io, stando nell'area Alzheimer, cioè verso, te lo richiedo ancora. Queste promesse fatte da questi signori qui, tu che in qualche modo mi hanno detto che non ho mai visitato il tuo allevamento, mi permetto di darti del tuo ovviamente, mi puoi in pochissime battute dire, in effetti questa, diciamo, promessa, questo bene strumentale, quindi questa promessa di migliorare la salute degli animali, migliorare la salute, consentimi la parola, dei vasconi, migliorare la salute del suolo e quindi delle piante, come, diciamo, presupposto a una riduzione dei fitofarmaci, degli agrofarmaci e dei concimi, la tua esperienza, la tua, diciamo, averlo usato, è vero o non è vero? O meglio, ti senti di dire sì, non lo so, vediamo? Lo so che mi stai maledicendo, ma insomma, cosa dobbiamo fare? Grazie e buonasera a tutti. Allora, ci tengo a sottolineare che il rapporto che noi abbiamo con SOP è praticamente dalle origini di SOP e della nostra azienda, perché è dal 2001 che utilizziamo i prodotti e sono la seconda generazione in azienda che ha scelto di continuare ad utilizzare i prodotti SOP. E sì, i cambiamenti che ci ha permesso di fare la scelta di lavorare con loro sono stati abbastanza consistenti, perché a partire dalla campagna, dove adesso abbiamo cambiato la modalità di coltivazione e anche abbiamo potuto modificare il tipo di colture, siamo passati dal mais al sorgo, da una lavorazione classica, diciamo, con aratura e concimazione, ad una lavorazione minima dei terreni sfruttando al 100% i nostri reflui, quindi sono una ricchezza per noi, non sono più una spesa o un problema. E praticamente noi abbiamo eliminato l'utilizzo di pesticidi e fertilizzanti chimici. Le rese sono molto buone e i prodotti che noi coltiviamo ci permettono comunque di alimentare in maniera molto completa e molto corretta i nostri animali. Per quello che riguarda la stalla, sicuramente sono cambiate molte cose. Possiamo lavorare con una mandria che ci presenta molti meno problemi nella gestione generale fin dalla vitellaia, e sicuramente l'utilizzo di questi prodotti ha contribuito ad avere una mandria longeva, perché possiamo dire che abbiamo molti animali che superano il quinto o sesto parto e soprattutto sono animali sani sia nel momento critico, che è quello del post parto, e sia proprio nello sviluppo. Di noi, diciamo che tendenzialmente cerchiamo di ingravidare le manze a 12 mesi e ciò nonostante arriviamo ad avere animali di settimo o ottavo parto in ottime condizioni di salute. Sicuramente abbiamo visto grandi miglioramenti per quello che riguarda le cellule somatiche, grasso e proteine, quindi non solo attraverso un miglioramento genetico ma anche attraverso l'utilizzo dei loro prodotti. E fondamentalmente diciamo che con SOP si è creato un rapporto che va oltre quello che è la collaborazione del lavoro, ma è anche un'amicizia con le persone che lavorano all'interno di questo gruppo. E ci tengo anche a sottolineare che è una realtà che lavora al fianco dell'allevatore in una visione futura, che non è come quello che ha detto lei di chiudersi o di non ammettere, ma è quella di dare la possibilità all'allevatore di affrontare quello che sarà il futuro. Diciamo che noi siamo molto soddisfatti e i tanti anni di collaborazione penso lo sottolineino. Grazie Alice. Sì, Alessandra, non ti sei contraddetta, hai confermato quello che ci hai raccontato. Alice, ti chiedo una cortesia. Abbiamo anche Danilo Lorenzoni, che è la fattoria Serenissima di Calcinato Brescia, ci siamo conosciuti sempre nell'ottica mi fido fino a un certo punto, vorrei capire da lei effettivamente se questo che è stato raccontato adesso, al di là di l'esperienza empirica a volte non necessariamente misurata, ha
contribuito allo sviluppo della conoscenza, quindi non le sto chiedendo dei dati, però l'impressione dell'allevatore ha un valore, anche un valore se vuole scientifico, come tutte le esperienze empiriche. La sua esperienza è positiva, è negativa, vuole aspettare a dare un giudizio? No. Intanto buonasera a tutti. No, la mia opinione è sempre piuttosto positiva, anzi dai primi anni che abbiamo iniziato con SOP, sono già passati 7 anni circa, siamo passati da un'esperienza nell'allevamento e successivamente abbiamo iniziato 5 anni fa anche sui terreni. Abbiamo avuto, come avete visto prima dai dati che hanno presentato, degli ottimi risultati. Nell'ultimo anno appena passato, 2019, siamo passati con 110 ettari di mais coltivato concimazione chimica zero, sia sul mais che sia sui prati stabili e anche sui medicai che usiamo. Noi lavoriamo circa 330 ettari di terreno e non acquistiamo più un chilo di concimazione chimica, usiamo tutto stallatico e liquame. Sull'allevamento, come mi ripeto dai dati che sono stati presentati, in 6 anni abbiamo avuto un buon salto di qualità, gioco di parole, sulla qualità del latte ma anche sulla salubrità degli animali. Abbiamo ridotto tantissimo l'uso di medicinali, specialmente antibiotici sulla mammella, trattamenti di mastite. Un dato di queste settimane: con 550 vacche in mungitura, nel mese di gennaio abbiamo avuto 4 mastiti presenti, di cui leggere. Adesso siamo tuttora con 130.000 cellule somatiche di media. Posso dire che il risultato è ottimo in tutte le esperienze, sia nel terreno che nell'allevamento. E voglio dire solo una cosa, che i risultati, perché ho tanti amici allevatori e coltivatori che hanno provato con SOP ma poi si sono ricreduti, bisogna crederci e i risultati non vengono il primo anno, ma bisogna insistere, i risultati si vedono dal secondo, dal terzo anno che si sta usando il prodotto, sia nel terreno che nell'allevamento. Bisogna avere fiducia. Grazie. Grazie a lei. È stato convincente. Direi che i tempi li stiamo rispettando al secondo, perché manca un minuto alla... ringrazio voi che siete stati qui fisicamente presenti, ringrazio la moltitudine, adesso non so quanti sono in diretta Facebook, ma credo dei numeri piuttosto elevati, quindi ringrazio anche voi che ci state guardando da Facebook o sul divano oppure in sala di mungitura o sul trattore, insomma sappiamo bene che la Facebook si guarda anche in posti che non posso dire, però diciamo che si guarda nei posti più impensati, quindi e noi vi ringraziamo di questo e fra un po' chiuderà anche questa edizione di Fiera Agricola 2020 di cui siamo tutti molto molto soddisfatti. Questo incontro, questo talk show comunque lo si può rivedere perché verrà montato sul canale YouTube di Ruminanzia e poi verrà anche ripreso dall'ufficio stampa di Fiera Agricola 2020. Grazie e a prossimo.